Ciao, ecco la nostra prima novità di Wingham. Novità, in realtà è un 540, quindi un prodotto che chi segue un po' il mondo Wingham conosce abbastanza bene come piantina, perché negli anni si è evoluto, ma nasce come Oasi 500 ed è sempre stato un po' il cavallo di battaglia. Dimensioni, è veramente un camper che è più che compatto. Parliamo della stessa dimensione del furgone più piccolo, ma ben abitabile, perché una bella zona giorno, un letto grande e un bagno grande. La meccanica, Wingham adotta un sistema per cui la meccanica è assolutamente full optional. Vedete quelle due telecamere lì in alto? Sono per il mantenimento della corsia, il sensore pioggia, il parabrezza è riscaldato, Fiat Ducato, 140 cavalli configurato qui adesso. Freno a mano elettrico, cerchio in lega da 16 e se notiamo sul fianco vediamo come essere bello alto da terra. Un veicolo che nella versatilità fa il suo vero punto di forza. A parte la forma filante, qui vediamo finestratura con cornice in alluminio marchiata Dometic. Ci sono un po' di cose interessanti, perché se andiamo a vedere questo pulsante, vedete come la linea Wingham tiene molto a produrre un veicolo pulito nelle linee. Vedete anche, che so, la continuità di questa forma della porta del Ducato viene mantenuta anche nella scocca, e vuole anche avere un'ottima pulizia di linee il fatto di non avere la maniglia. Ma notiamo quindi che l'apertura del gavone è fatta attraverso un pulsante, ma se io vado a premerlo ovviamente è chiuso. Cosa significa? Che noi abbiamo nella chiave Fiat l'apertura per il frontale, ovviamente è esattamente la stessa chiave che diamo nei furgoni. Quando andiamo a premere l'apertura posteriore, otteniamo che non soltanto la porta mi si apre, ma anche questi sono apribili. Abbiamo quindi, molto bello questo sistema, perché otteniamo i gavoni laterali con l'apertura centralizzata della Fiat. Wingham offre già il Duo Control, una cerniera che molti di noi sanno, le classiche cerniere che abbiamo su tutti i nostri veicoli, io per primo, col tempo e l'inutilizzo tendono un po' a bloccarsi, eccetera. Ovviamente non questo tipo di cerniera, vedete come essere veramente robusta e solida. Guardiamo la porta, sempre per il discorso di prima, molto robuste le cerniere della porta. Ma è anche interessante da notare, quando andiamo ad aprire la porta, quelli che sono gli spessori della resina, vetro isolante in vetro temperato con il suo oscurante. Molto carino questo discorso, perché posso bloccarlo. Siamo passati adesso alla zona posteriore del nostro Oasi 540. Se andiamo a vedere, questo risulta un bel vano per tutto quello che sono le necessità del campeggio, delle sedie o il tavolino. Nella sua idea, ricordandoci sempre quello che è la sua compattezza, è sicuramente un ottimo spazio di stivaggio. Va a essere chiuso da queste parti. Vediamo ora la fiancata di sinistra. Questo è il vano della cassetta. Come prima notiamo sempre le cerniere. La cassetta viene utilizzata un bagno Dometic. Il veicolo è equipaggiato con una combi gas di ultima generazione, sempre con la stessa apertura di quella di prima. Vediamo un altro bel vano. Capiamo bene quindi come ogni singolo centimetro di spazio disponibile venga correttamente utilizzato. Eccoci adesso all'interno del nostro Wingham 540. Vediamo un'ampissima zona giorno, ovvero ricordiamoci sempre della dimensione totale del nostro veicolo. Questa zona giorno è davvero grande, nel senso 1, 2,
3, 4, 5, 6 persone in un veicolo così compatto. Il tavolo, ovviamente, come ormai siamo abituati già da moltissimo tempo, è traslabile e soprattutto andiamo a vedere come l'altro lato del veicolo sia correttamente sfruttato con un grandissimo piano lavoro di cucina. Abbiamo 3 cassettoni, tutti molto grandi e tutti frenati. Il piano della cucina continua con un grandissimo lavandino che è in vetroresina. Sotto il lavandino abbiamo un cassettone e 2 armadietti. Nella parte superiore della cucina invece abbiamo sempre le cappelliere con il pistoncino a gas e una bella illuminazione a LED. I fuochi sono 2 fuochi con piezo elettronico. Al di sotto dei fuochi notiamo il frigorifero, è un Tetford 110 litri. Questa zona qui, non a caso lo sportello comincia un po' dopo, perché è la zona in cui viene prevista l'installazione della televisione. Sicuramente molto moderno, molto interessante, la fine del piano cucina, ovvero con la non lo spigolo vivo ma la versione arrotondata. Un bel armadio, nel senso che il veicolo ha sia in profondità, perché se vedete metto praticamente tutto il braccio dentro, il suo bastone, un armadio che è più che sufficiente alle esigenze di 2 persone. Sotto l'armadio principale notiamo che per utilizzare correttamente ogni singolo centimetro venga ricavato un secondo armadio nella parte opposta, nella zona al terminale del piano della cucina. 2 tasche vengono ricavate dal montante. Il bagno ha una bella porta robusta con 4 cerniere e, nonostante sia un bagno ovviamente con la doccia integrata, risulta essere molto grande e molto capiente. Questo cosa significa? L'avere un bel lavandino, soprattutto un lavandino fatto in vetroresina. Sopra il lavandino ci sono 2 grandi sportelli e sotto il lavandino è un grande sportello. Da non dimenticare la bella finestra in bagno, sempre molto apprezzata nel nostro mercato da noi italiani. Il letto, quasi sempre sia nel motorhome che nel semi-integrale con basculante, è posizionato di traverso rispetto al senso di marcia del veicolo. In questo caso invece abbiamo un qualcosa di diverso, perché il letto viene posizionato longitudinale. Cosa otteniamo con questa differenza? Che quando il letto è abbassato noi abbiamo un'ampissima luce. Vedete come, grazie anche all'utilizzo di 1, 2 e 3 oblò, abbiamo tanta aria e tanta luce naturale. Il letto rimane piuttosto basso, ma soprattutto, essendo longitudinale, la possibilità di uscire dal letto è indipendente, e il letto è un letto con materasso alto e le doghe in legno. L'ultima informazione importante del nostro letto è la dimensione del materasso: 195 cm per 135. Ricapitoliamo le caratteristiche del nostro Oasi 540. Il nome ci dice sicuramente la lunghezza. Meccanica full optional Fiat Ducato 140 cavalli. Cerchio in lega da 16. Finestratura Dometic. Larghezza del veicolo 2 metri e 25 cm. Piano cucina molto ampio. Bagno molto ampio. Zona giorno molto ampia. Letto basculante di dimensioni generose. Non vi resta che venirlo a vedere e toccare con mano. Dove? Evocamper, Novi Ligure. Ciao!